Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il Sonic 5, telaio in fibra di carbonio ideale per droni FPV freestyle. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Il Sonic 5 è il mio primo frame FPV, l'ho sviluppato personalmente e nasce dopo oltre un anno di lavoro, con prove, test, prototipi e varie revisioni. Nella creazione di questo telaio ho racchiuso tutta l'esperienza maturata in questi anni, nei quali ho avuto modo di recensire e provare sul campo svariati telai e droni FPV. Le scelte che stanno alla base del Sonic 5 rappresentano la mia visione di un frame FPV freestyle da 5 pollici. Qui ho racchiuso tutto quello che cerco e che voglio trovare in un frame FPV freestyle. Il kit del Sonic 5 comprende le parti in fibra di carbonio, 8 standoff, 8 dadi a pressione e le viti M3 per assemblare il frame. Gli standoff del Sonic 5 sono alti 28 mm, a seconda dello store nel quale acquistate il frame potreste avere forme diverse, tuttavia le differenze sono minime e in ogni caso gli standoff sono alti sempre 28 mm. Per quanto riguarda le viti ne abbiamo 8 da 14 mm per fissare i braccetti e 16 da 8 mm per gli standoff. Vediamo ora tutte le parti in fibra di carbonio. Lo spessore dei braccetti è di 6 mm. La larghezza del braccetto parte da un minimo di 11 mm fino ad un massimo di 18 mm. Tutti i braccetti sono smussati su entrambi i lati. La smussatura è di 0.5 mm, questo non indebolisce la struttura anche perché lo spessore del braccetto è di ben 6 mm. Il frame dispone di un unico braccetto che può essere usato sia per il lato destro che quello sinistro. Lo spessore della piastra inferiore e di quella di fissaggio è di 3 mm. Lo spessore della top plate è di 2.5 mm. Passiamo ora ad assemblare il frame. Iniziamo prendendo la piastra di fissaggio e le 8 viti da 14 mm. Ogni braccetto ha 4 fori, noi metteremo le viti nei fori più esterni di ogni serie. A questo punto poggiamo la piastra di fissaggio aiutandoci con un foglio di carta. Adesso mettiamo in posizione i braccetti, gli spigoli sono diversi quindi non si può sbagliare. Ora posizioniamo la piastra centrale, come vedete ci sono alcuni fori svasati che andranno rivolti nella parte interna. Quindi prendiamo i dadi a pressione e li mettiamo nelle viti di fissaggio avvitandoli leggermente a mano. Molto bene, adesso posso stringere le viti. In questa fase è molto importante non stringere completamente le viti una alla volta, bisognerà stringerle gradualmente poco alla volta tutte insieme, in questo modo la piastra centrale si allineerà perfettamente con i braccetti. Adesso prendiamo gli 8 viti da 8 mm e le colonnine, andranno inserite in questa serie di 8 fori. Chiudiamo la build posizionando la top plate. Come potete notare due fori della parte posteriore hanno la svasatura, quindi le due viti da 8 mm svasate andranno messe qui. Perfetto, il frame è pronto, come avete visto assemblarlo è un'operazione molto semplice e veloce. Per quanto riguarda la struttura del telaio, questa rimane piuttosto rigida. Il peso del Sonic 5 è di 133.5 grammi. L'interasse del telaio è di 218 mm.
Sebbene il frame risulti molto compatto, possiamo usare senza problemi eliche da 5.1 pollici, come queste dal Prop Cyclone V2 5146. Ok, dopo aver assemblato il frame, diamo uno sguardo alla piastra superiore e a quella centrale per capirne meglio le caratteristiche. Per quanto riguarda la compatibilità con gli stack, possiamo usare sia quelli 30x30 che quelli 20x20. Come possiamo notare, i fori di fissaggio per lo stack sono svasati. Grazie a questa caratteristica potremo sostituire il braccetto senza dover smontare ESC e Flight Controller. Sarà sufficiente rimuovere le due viti di fissaggio del braccetto e poi sfilarlo. Nella piastra di fissaggio sono presenti questi quattro fori grandi, che servono per inserire o rimuovere le viti dello stack una volta che il frame è stato assemblato. Se abbiamo necessità di sostituire una vite dello stack, non c'è bisogno di smontare nulla. In aggiunta, le viti che tengono lo stack non sono a contatto con il braccetto e di conseguenza le vibrazioni dei motori vengono trasmesse molto meno al flight controller. La lunghezza ideale delle viti svasate per questo frame è di 25 mm. Continuando l'analisi della piastra inferiore, possiamo notare questa serie di fori M2. I pattern sono da 20x20 e 26x26 mm, possiamo quindi sistemare nella parte posteriore delle VTX in digitale come DJI o Walksnail. Lo spazio è sufficiente per farci stare senza problemi una DJI O3, una KDX Vista o tutte le VTX Walksnail, compresa la Moonlight. Ovviamente possiamo decidere di mettere anche una VTX analogica. Sempre nella parte posteriore troviamo queste due asole che servono per bloccare il cavo di potenza con una fascetta. Questo risulta molto utile per chi volesse far passare il cavo a batteria nella parte posteriore del frame. Passiamo ora all'analisi della top plate. Come possiamo notare, ci sono solo due degli 8 fori svasati, vediamo quindi di capire meglio il perché. Innanzitutto precisiamo che la svasatura è un tipo di connessione leggermente meno stabile rispetto a quella con il foro normale. Si è deciso quindi di creare solamente queste due svasature in modo da ridurre al minimo le criticità che comporta l'uso di viti svasate. Il risultato è quello di avere la parte centrale libera per un pad appiccicoso del velcro, riducendo al minimo i punti deboli del telaio. Per quanto riguarda i battery strap, non sono presenti asole nella piastra superiore. Le asole di solito vanno a diminuire il movimento dei battery strap, limitando i punti nei quali possono essere messi. Inoltre le asole sono molto scomode per un'eventuale sostituzione dei battery strap e molto spesso bisogna smontare completamente la top plate per la loro sostituzione. La piastra del Sonic 5 ha una larghezza tale che consente l'utilizzo dei battery strap senza doverli inserire nelle asole. In questo modo si potranno sistemare dove serve senza alcun vincolo. Passando alla parte anteriore della top plate, possiamo notare come la scanalatura per la videocamera FPV non sia molto pronunciata. Questo è stato fatto per ridurre al minimo eventuali punti di rottura sui lati. Inoltre, per evitare di creare fori in questo punto e indebolire la piastra superiore, è stato deciso di non utilizzare delle piastrine in carbonio per fissare la videocamera FPV. La videocamera FPV andrà fissata al telaio tramite stampe in TPU, in modo da avere un supporto che trasmette il minor numero di vibrazioni possibili alla cam. Per quanto riguarda la compatibilità con le videocamere FPV, possiamo usare tutte quelle che troviamo in commercio, compresa la DJI O3, che vista la sua forma particolare è una di quelle più problematiche. Grazie al supporto in TPU, la O3 rimane molto protetta all'interno del frame, in modo che chi voglia usare questa cam in scenari estremi come il bando minimizzi il più possibile il rischio di rottura della lente. Per chi invece volesse usare questo frame per un volo più cinematico, è disponibile questa stampa in TPU. La videocamera viene portata in avanti in modo tale da non avere le eliche all'interno dell'inquadratura. Questo ci permetterà di creare delle fantastiche riprese con la O3 e non avere le eliche all'interno dei nostri filmati. A proposito di stampe in TPU, abbiamo tutto quello che ci serve: piedini, supporto GoPro, supporto per antenne KDX o per antenne generiche SMA, abbiamo anche vari supporti per le videocamere FPV e tanto altro. Trovate tutte le stampe nella mia pagina Thingiverse, ve la lascio linkata in descrizione. Come vedete, ho già buildato un Sonic 5 e ci sono davvero tutte le stampe che servono, comprese quelle per il GPS ed antenne long range. Per quanto riguarda i piedini, possono essere messi o tolti anche su un drone già assemblato.
La loro particolare forma di incastro fa sì che il piedino non si stacchi al minimo urto, quindi non dovrete perdere più tempo a cercare i piedini per sì chissà dove. Per fare in modo che il piedino si incastri al meglio, vi suggerisco di usare viti a testa larga come queste. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali. Il Sonic 5 si presenta come un frame FPV freestyle dalle linee piuttosto classiche, che non va a stravolgere quelle soluzioni che col tempo si sono rivelate vincenti. Buona la gestione degli spazi, i braccetti all'esterno liberano l'intero frame per posizionare le componenti senza troppe difficoltà. Lo stack non risulta mai troppo vicino alla top plate e di conseguenza si avrà una migliore ventilazione con il battery strap che non andrà a toccare l'elettronica sotto. I braccetti da 6 mm, le piastre inferiori da 3 e la top da 2 mm e mezzo conferiscono al telaio una buona rigidità e resistenza agli urti. In conclusione possiamo dire che il Sonic 5 è un frame adatto a tutte le esigenze. I principianti apprezzeranno molto lo spazio che il telaio offre al suo interno. Infatti una delle difficoltà maggiori che incontra chi si avvicina a questo hobby è posizionare al meglio tutte le componenti dentro il frame. Gli utenti più esperti e che sono alla ricerca di un qualcosa che sia più robusto della media troveranno nei braccetti da 6 mm e nelle piastre da 3 una soluzione adatta agli scenari più impegnativi, come ad esempio il bando. Oltre a questo il Sonic 5 è un frame piuttosto versatile, che grazie alle sue caratteristiche si adatta anche dei voli cinematici o mid-range. Questo Sonic 5 che vedete infatti l'ho assemblato per dei voli mid-range e abbinato a delle Lion 6S mi dà dei tempi di volo tra i 13 e i 15 minuti. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.